di fronte a un crollo della richiesta di materie prime, quindi un crollo del costo di quelle materie prime, il Brasile entra in crisi, tanto che scoppiano una serie di rivolte che esplodono in una vera e propria guerra civile nel 1916. Per risposta a questa guerra civile, Jacob von Bragans chiede aiuto all'impero, il quale ben presto invia delle truppe che vengono utilizzate per sedare le rivolte. Improvvisamente, però, nel luglio del 1916, il von Bragans muore. Il problema è che lascia a succedergli al trono il figlio Peter, il quale però ha solamente 12 anni. A sorpresa, l'impero e l'imperatore iniziano a concedere potere al Parlamento, restituendo il potere al Parlamento che molto rapidamente farà una serie di riforme che restituiranno il potere al Parlamento. Tra queste riforme ci sarà anche la tanto richiesta da tutto il mondo abolizione della schiavitù. Una situazione di forte indebolimento lo vivrà anche la Carolina, che la spingerà ad entrare ancora di più nell'orbita dell'impero. Intanto il re di Normandia si decise a sciogliere il Parlamento, a indire nuove elezioni, che in un clima di letteralmente guerra civile videro vincere il blocco di sinistra. Non aveva però i numeri per poter governare in Parlamento e questo creò uno stallo che perdurò fino al gennaio del 1917, quando fu il sovrano in persona ad incaricare Mussolini di creare un governo, convincendo una parte del partito monarchico e una parte del partito liberale ad appoggiarlo in questo nuovo Parlamento. Una volta preso il potere, Mussolini iniziò una serie di riforme fortemente liberticide della possibilità di sciopero, che permisero sostanzialmente di inviare l'esercito a spegnere le rivolte. Nell'impero romano di Nuova Terra sarà varata una prima, diciamo, portaerei, sono ancora navi molto semplici. Nel contempo, in Persia verranno trasferiti in parte a forza, in parte no, un gran numero di contadini russi, cosa che peraltro permetterà anche di limitare gli effetti proprio della crisi, riducendo il numero di persone che vivono sul territorio russo. Nel novembre del 1917 Mussolini farà sciogliere ancora una volta il Parlamento, dopo aver peraltro fatto approvare una nuova legge elettorale che da una parte vietava al Partito Comunista di presentarsi, dall'altra concedeva al partito di maggioranza la maggioranza dei voti. Il risultato sarà che le elezioni verranno stravinte dai sandinisti. Intanto, il Brasile, un ristretto numero di latifondisti, nell'aprile del 1918 tenteranno un colpo di Stato per togliere il potere al Parlamento e restituirlo al giovane Pietro. Colpo di Stato che però sarà bloccato proprio dalle forze imperiali ancora presenti. Nel 1918 in India nacque un movimento staccato dai Rajah e di ispirazione più popolare, che ben presto riconobbe come propria guida un avvocato indiano che ben presto iniziò a essere chiamato il Mahatma Gandhi, la grande anima Gandhi. Propose come metodo di lotta per ritornare ad acquisire un'autonomia indiana un boicottaggio delle merci della Repubblica. Nel 1918 Riccardo si recò in Francia per parlare con il suo omologo francese, ma in realtà incontrerà principalmente Mussolini, ormai divenuto veramente a capo del paese, e i due firmeranno un'alleanza proprio tra la Normandia e l'Inghilterra. Nel contempo, sotto la spinta dell'Olanda e dopo la firma di un trattato di alleanza proprio tra la Prussia e l'Olanda, i delegati delle nazioni del nord si erano riuniti in un primo vero e proprio consiglio longobardo, il quale già nel 1918 si era trasformato in un consiglio politico a cui erano delegate decisioni di politica estera comuni tra i vari stati. A questo consiglio aveva eletto come proprio rappresentante il re di Prussia, avevano aderito ovviamente la Prussia, l'Anhalt e la Confederazione Sassone, ma la Burgundia, a sorpresa, pur non aderendo, aveva deciso di inviare un proprio osservatore, cosa che era stata molto poco accettata dalla Baviera, ma soprattutto anche dalla Repubblica. L'Olanda, che alla fine del 1918 aveva mediato un accordo fra la nuova Confederazione Longobarda e la Normandia, che prevedeva che la Confederazione Longobarda riconoscesse il Lussemburgo come territorio normanno, dall'altra i normanni accettassero che in quel territorio venisse insegnata la lingua e la cultura longobarda come seconda lingua. Un mese dopo, uno stesso accordo venne firmato in merito alle terre che l'Olanda occupava, ma che erano abitate ancora in massima parte da normanni. Nell'ottobre del 1918,
1119, alle elezioni in Burgundia, a sorpresa, il fronte longobardo vinse le elezioni e, nonostante i mugugni della Baviera e della Repubblica, nel novembre del 1919 creò un primo governo pro-Longobardia, tanto da iniziare a diffondere pubblicamente la notizia che al più presto la Burgundia avrebbe chiesto di aderire alla Confederazione. Se la Repubblica cercò di abbassare i toni e di trovare una soluzione politica parlamentando con la Burgundia, la Baviera decise di alzarli quei toni e iniziò apertamente a parlare della necessità di spegnere quel focolaio di rivolta. I toni in tutta Europa si iniziavano ad alzare. Nel 1919 le nazioni si riarmano, ma in questo momento nessuna delle potenze probabilmente vuole la guerra. La lezione dimenticata è che le guerre possono scoppiare anche quando nessuno le vuole. La Baviera, nel febbraio del 1920, giunge a finanziare un tentativo di colpo di Stato in Burgundia per ripristinare la situazione precedente. Il tentativo però è maldestro. L'attacco non è ben coordinato, la maggior parte dei capi del governo riescono a fuggire e, mantenuta la fedeltà del grosso dell'esercito, molto rapidamente riescono a reprimere la rivolta. A questo punto, nell'aprile del 1920, il governo burgundo, anche in risposta a quello che è avvenuto, chiede ufficialmente l'ingresso all'interno dell'Unione Longobarda. E il 5 maggio 1920 l'Unione Longobarda, riunita a Berlino, accetta la richiesta, invitando dei delegati della Burgundia proprio a Berlino per discutere del nuovo ingresso. Qui si mette in moto una catena di eventi. La risposta bavarese, infatti, non si fa attendere. Il 6 maggio mobilita le sue riserve e le inizia a mandare verso il confine nord con l'Anhalt, il confine ovest con la Burgundia. Il 7 maggio è la mobilitazione anche della Prussia, a cui segue la mobilitazione della Triplice Monarchia, in risposta alla Prussia, in appoggio ovviamente alla Baviera. Quello stesso giorno l'Olanda invia tramite i suoi diplomatici una nota alla Repubblica. Chiede che la Repubblica intervenga, che fermi questa follia, che fermi una guerra che può scoppiare da un momento all'altro. Il governo repubblicano, l'8 di maggio, invia una contronota in cui si dice disposto a fermare la Baviera a patto che l'Olanda si impegni affinché la Burgundia rinuncia a qualunque tentativo di ingresso nell'Unione Longobarda. Il 9 maggio l'Olanda risponde che non può farlo. Quello stesso giorno la Triplice Monarchia sposta truppe verso nord, verso il confine prussiano, spostando il grosso del suo esercito in Polonia, con il risultato di spaventare la Russia, che decide a sua volta di mobilitare, scatenando una nuova mobilitazione il giorno dopo, il 10 maggio, questa volta ad opera della Grecia, in risposta alla Russia. L'11 maggio la Serbia ricorda a tutti la sua neutralità. Stessa cosa fa la Normandia, ma Mussolini il 12 maggio decide a sua volta di mobilitare. Mobilita la Repubblica in supporto alla Grecia, mobilita a questo punto anche l'Olanda. Il giorno successivo il Giappone informa tutti che qualora l'Olanda si trovasse in guerra con il suo alleato della Repubblica, quale che sia il motivo, lui entrerà in guerra. E quello stesso giorno, poche ore più tardi, lo stesso fa l'impero di Novaterra, dicendo che se il Giappone entrerà in guerra, l'impero non si fermerà fino a quando non l'avrà riportato la pace, ovviamente, dall'alleato dell'Olanda. Nonostante gli ultimi tentativi svedesi di provare a riportare la pace, Svezia che comunque nel dubbio mobilita anche lei, avverrà quella sera stessa. A Bregenz un piccolo gruppo di burgundi attaccherà un posto di polizia di confine bavarese. Nel piccolo scontro a fuoco che ne seguirà moriranno 5 burgundi, ma anche 3 poliziotti bavaresi. Il mattino successivo la Baviera manda un ultimatum. O verranno consegnati coloro che hanno portato l'attacco e al contempo la Burgundia si impegnerà a rinunciare a qualunque unione con i Longobardi a nord, oppure sarà guerra. Quel giorno stesso la Burgundia risponde, è pronta a consegnare gli uomini colpevoli dell'attacco, li ha d'altronde già catturati, li considera dei criminali, ma dice anche che non avrà nessuna intenzione di rinunciare ai piani con la Longobardia. Il 15 maggio 1920, alle 8 del mattino, truppe bavaresi attraversano il confine con la Burgundia e a nord il confine con l'Anhalt e scoppia la Grande Guerra. Entrano in guerra rapidamente quasi tutti gli stati europei, la Repubblica, la Grecia, la Triplice Monarchia a fianco della Baviera, entrano in guerra insieme alla Longobardia l'Olanda prima, la Svezia e poi anche la Russia. Alle 16 di quel 15 maggio il Giappone informa il mondo della sua dichiarazione di guerra contro l'Olanda e i suoi alleati. Un'analoga dichiarazione arriva da parte dell'impero.
rimane fuori dalla guerra la Normandia, il Brasile, ma anche la Confederazione. Rimarranno fuori dalla guerra a sorpresa anche la Scozia e l'Irlanda. L'Olanda, almeno inizialmente, sceglierà di mantenere il grosso delle navi in Europa, lasciando a quelle orientali solo il tentativo di rintuzzare gli attacchi peggiori da parte dei giapponesi.